all'interno del reparto di chirurgia pediatrica insieme al professor Molinaro, che ringrazio di essere insieme a noi e a cui chiedo immediatamente quali sono le peculiarità di questo reparto delicato, definiamolo così, e quali sono le peculiarità del lavoro quotidiano all'interno di questo reparto. Dunque, il reparto di chirurgia pediatrica del Policlinico Le Scotte di Siena è un reparto multidisciplinare, quindi afferiscono al nostro reparto tutti i bambini che devono essere sottoposti a procedure chirurgiche, sia di chirurgia pediatrica, quindi di chirurgia diciamo sia addominale, toracica, genito-urinaria, del collo, sia bambini che hanno problematiche tipo ortopedico, otorino-laringoiatrico e oculistico. È un reparto che abbiamo cercato di rendere a misura di bambino proprio per il numero di accessi che abbiamo quotidianamente, sia in regime di elezione ma anche di urgenza, perché siamo comunque un reparto di accettazione di pronto soccorso. E come si rende un reparto a misura di bambino? Sì, allora ci sono diversi criteri e diverse valutazioni che dobbiamo fare. Come vedete qui la prima cosa che abbiamo fatto è quello di rendere, di disegnare e colorare le pareti. E anche i nomi delle sale, leggo Camera Fantasia. Sì, abbiamo praticamente, e con l'ultima sala che verrà praticamente inaugurata l'11 dicembre, che è la Camera degli Avengers, abbiamo un po' terminato l'opera di pittura di tutte le stanze e di tutti gli ambienti. Abbiamo cercato di scegliere dei temi appunto che molto cari ai bambini, in modo tale da rendere l'ospedalizzazione un po' come una sorta di, non dico mondo fantastico, però un qualche cosa che predilige un po' la fantasia e il gioco, perché la fantasia e il gioco sono la moneta con cui pagano i bambini, e quindi per far sì che poi il tempo che passano in ospedale, che in alcuni casi anche lungo, sia un po' attenuato dalla presenza poi dei personaggi a loro più cari, Topolino, Paperino, gli Avengers, insomma tutte queste figure qui. Senta, le faccio una domanda che capisco potrebbe essere banale, però quali sono le maggiori difficoltà ad avere a che fare con i bambini? Allora, la maggiore difficoltà è quella che viene detta, l'ansia da ospedalizzazione, ok? È un concetto che abbiamo cercato prima di studiare e poi di cercare di ridurlo, ok? Abbiamo negli anni proposto dei progetti, e questo dell'umanizzazione appunto degli spazi è uno di questi, ma anche la console multimediale sia in sala operatoria prima dell'induzione dell'anestesia, ma anche in reparto. Poi abbiamo praticamente sviluppato un progetto che era la clown terapia, cioè abbiamo fatto in modo che il clown e i clown accompagnassero i bambini fino all'induzione della terapia in sala operatoria. Poi dopo vi mostrerò l'ultimo dei progetti, è che noi abbiamo soprannominato lo storytelling, è praticamente l'introduzione del racconto, della narrativa, quindi del libro, come farmaco per riduzione dell'ansia preoperatoria del bambino. E nel bambino è molto più evidente dell'adulto, perché il bambino è un soggetto che è in fase di crescita, quindi l'ansia agisce molto anche sulla crescita e provoca quelle che vengono dette regressioni comportamentali. Le faccio un esempio: un bambino che non ha mai fatto pipì a letto subisce un intervento chirurgico e riprende a fare la pipì a letto, comincia a avere la pipì a letto. Questo è un esempio, ma ce ne sono altri. Quindi una situazioni in cui noi andiamo e possiamo agire con questi piccoli correttivi, piccoli insomma, non piccolissimi, ma che sono comunque studiati, sono i correttivi atti a ridurre i problemi legati all'ansia da ospedalizzazione e da intervento chirurgico. C'è poi la parte dei genitori. Esatto, stavo appunto, il fatto è che poi andiamo a testare questi farmaci, tra virgolette, che diamo anche nella famiglia, perché poi il bambino è inserito nel nucleo familiare, ma non solo, anche nel personale ospedaliero. Cioè noi siamo andati a calcolare i livelli d'ansia non solo del bambino, del genitore, ma anche del personale ospedaliero,
quindi di reparto e di sala operatoria, che in quel momento gestisce il complesso bambino, famiglia. E abbiamo cercato di capire se gli strumenti che noi stiamo utilizzando possano ridurre l'ansia non solo nel bambino, non solo nella famiglia, ma anche nel personale addetto alle cure del bambino. Percepisco che l'aspetto psicologico, diciamo così, la cura psicologica è in questo reparto è più fondamentale degli altri reparti. Sì, è fondamentale. Sì, ora abbiamo infatti inaugurato la biblioteca per i bambini, proprio per, diciamo così, anche perché comprendiamo bene quanto sia ancora presente nel bambino piccolo l'elemento libro e l'elemento figurativo. Magari nel soggetto adolescente si sta un po' perdendo con il cellulare, con la facilità di avere quella che i psicologi chiamano instant gratification, cioè di avere il video subito pronto sul cellulare. Nel bambino piccolo ancora questo non c'è. E c'è magari ancora presente la bellezza di colorare o vedere un libro per bambini. Quindi abbiamo adibito un locale apposta come biblioteca pediatrica. Le avventure del signor Sie, una storia raccontata nelle mura di questo reparto. Ecco, per quale motivo? Perché, come dicevo prima, questo risponde un po' all'esigenza di creare un po' un nuovo farmaco, tra virgolette, per ridurre l'ansia. Per noi era, l'avevamo individuato come il libro. Quindi, grazie all'aiuto di una nostra amica, Letizia Cettatelli, abbiamo creato una storia che parlasse un po' della vita quotidiana dei bambini di Siena, e quindi che parlasse un po' delle contrade. Quindi la storia è abbastanza banale, è la storia di un bambino che si chiama Bernardo, che il giorno va a catechismo, gli insegnano la storia di Noè, e lui la notte sogna e sogna di incontrare un personaggio biblico che invece di Noè a Siena diventa Sie. Sì. Ok, e quindi insieme vanno a salvare poi le varie gli animali poi, che sono poi i simboli delle contrade di Siena, per poi creare una grande città, una nuova città che poi è la città di Siena. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il libro, l'ho fatto disegnare da Alessandro Pianigiani, che era un fumettista, e le scene del libro sono state praticamente poi ridipinte sulle pareti. Abbiamo creato un percorso in modo tale che il bambino... Ah, quindi una trasmutazione del libro, esatto, sulle pareti. Esatto, quindi noi somministriamo il libro come farmaco, la mamma lo legge al bambino e il bambino se lo ritrova in reparto quando viene qui. Quindi abbiamo creato una sorta di cammino, come vedete, e da qui praticamente abbiamo poi, raffigurato tutte le pareti dell'entrata, vedete? Senta, quali sono i benefici che avete percepito? Li stiamo studiando, perché in realtà ci sono delle scale di valutazione dei livelli d'ansia, e quindi stiamo portando avanti un progetto per vedere quanto va a incidere soprattutto sull'ansia preoperatoria. Questo è quello che possiamo valutare. Okay? Quindi è un fatto in fieri, però comunque sia è un qualche cosa che è diventato stabilmente della pratica nostra quotidiana, insomma. Sangotti, ci troviamo nella parte chirurgica della pediatria, ma esattamente dove? Allora, ci troviamo nel nostro laboratorio di simulazione e, come potete vedere, questo è quello che viene definito come pelvic trainer, quindi riproponiamo quello che è in realtà la cavità prevalentemente il nostro interesse, quindi la cavità addominale, e riproduciamo quello che normalmente facciamo con il bambino in sala operatoria con l'attività di laparoscopia e quindi di mini-invasiva. E qual è l'obiettivo del pelvic trainer e della simulazione in generale? Preparare quelli che sono noi stessi, ma soprattutto il nostro personale in formazione, quindi i nostri giovani specializzandi, a quella che poi sarà in realtà l'attività che troveranno a dover fare direttamente in sala operatoria. Quindi abbattiamo quelli che sono i rischi al tavolo del paziente, preparandoli in un laboratorio che è performante per appunto far sì che loro acquisiscano tutte le skill necessarie che poi permettono di portare a termine
termine quello che è l'intervento dall'inizio alla fine. Quante sono le richieste, se sono in aumento o in diminuzione, degli specializzandi per chirurgia pediatrica? Allora, la nostra branca è una branca che negli ultimi anni ha avuto un implemento di iscrizioni a livello nazionale molto elevato, fondamentalmente perché è aumentata la richiesta sul territorio di quelle che sono le unità. Noi siamo 52, anzi 54 unità di chirurgia pediatrica in tutta Italia. Non tutte ovviamente sono unità formative, quindi non tutte sono presidi universitari come il nostro. Gli specializzandi vengono distribuiti nei presidi universitari che a loro volta hanno una rete formativa con delle agglomerati ospedalieri e non territoriali che permettono agli specializzandi di svolgere la loro attività formativa nell'ambito dei 5 anni. L'attività in questo momento per noi, per esempio, è un'attività che ha focus centrale come sede centrale della nostra università e poi Perugia, Pisa, Foggia e Roma, che permette ai ragazzi di distribuirsi nel corso dei 5 anni, inglobando anche un anno all'estero che va da 18 fino ai, dai 12, scusami, fino ai 18 mesi, gli permette appunto di portare a termine la loro formazione chirurgica. Ma chirurgia pediatrica non finisce qui, andiamo a conoscerla. Vai! Dottoressa, siamo nelle sale operatorie. Vi faccio vedere il nostro blocco, questo è il blocco operatorio della donna e del bambino, quindi i nostri piccoli pazienti entrano in questo corridoio accompagnati dai genitori esattamente vestiti come noi. Abbiamo l'opportunità ormai da decenni anche prima di far accompagnare i bambini dal genitore finché il bambino non si addormenta per umanizzare appunto anche l'ingresso in sala operatoria e ammortizzare quelle che sono tutte le l'ansia. Cause di stress. Esattamente. Quindi il genitore viene con noi accompagnato dal barelliere, dal letto fino alla sala operatoria, fin dentro la sala operatoria, e poi quando il bambino dorme viene accompagnato fuori. Questo è il nostro corridoio d'ingresso, quelli sono i lettini dedicati con cui i piccoli pazienti vengono trasportati dal reparto fino alla nostra sala. Visita alla chirurgia pediatrica, siamo tornati da dove eravamo entrati, le chiedo forse la cosa più importante di questo reparto, qual è l'importanza dell'umanizzazione delle cure in un reparto così delicato? 99% e forse anche 100%, curiamo la malattia sicuramente, curiamo prima di tutto il bambino. Il bambino che accede alla sala operatoria, la famiglia che accede alla sala operatoria, è una famiglia che si porta dietro un carico emotivo importantissimo. E la nostra azione, che è un'azione sicuramente tecnica, professionale, ma raggiunge il 100% se noi portiamo fuori un bambino appunto con un contorno di umanizzazione a 360 gradi. Quindi genitore che lo accompagna, genitore che lo aspetta al risveglio, clown, PlayStation, giochi in sala operatoria, preparazione del personale nella gestione di quella che è la fase di addormentamento e di risveglio, nel rendere tutto quello che è ovviamente un gioco, no? Adattato in quelle che sono le fasce di età, quindi il bambino di 2 anni avrà un approccio e noi stessi abbiamo un approccio che è completamente differente dal ragazzo di 14 anni. Reparto che avete visto prima, con una stanza che ha dei comfort e vanno al di là di quella che è una offerta alberghiera, ospedaliera, per rendere tutto il momento del ricovero un momento migliore, quindi televisione, PlayStation, DVD, poltrona, letto, libri, moltissimo, e 2 sale giochi e biblioteca, perché il periodo di degenza, corto o lungo che sia, è un periodo al di fuori di quello che è il comfort normale.
quindi il bambino lo vede come un momento drammatico, anche se fosse solo per un giorno, cioè anche dovesse stare qui soltanto per una dei surgery. Il nostro miglior feedback è quando il bambino dice al genitore: io voglio rimanere qui, fammi stare un'altra notte, perché per noi significa che quella degenza lui se la ricorderà come una degenza positiva, a prescindere da quello che ha fatto. Quindi a prescindere dal dolore, dall'azione chirurgica, da quello che ovviamente il bambino si offre dal punto di vista professionale. La ringrazio. Grazie a lei.